Comune è tornato di attualità e ne siamo soddisfatti. Ci è appena comunicata l'alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza in un'audizione oggi qui alla Camera che in questi ultimi 6 mesi sono stati fatti più passi avanti che negli ultimi 60 anni. Benissimo. A questi passi si accompagna una più acuta sensibilità per quanto avviene nell'area del Mediterraneo ed in particolare del Medio Oriente, ma anche nei Balcani, di recente al centro di una visita dell'alta rappresentante dell'Unione. C'è poi il tema della gestione dei flussi migratori. Su questo l'Europa è profondamente divisa perché c'è una minoranza di cui misureremo la consistenza nelle elezioni che si terranno a breve in Francia, in Olanda, in Germania, che coltiva odi e paure rendendo difficile attuare politiche comuni improntate al rispetto dei diritti umani e della solidarietà e non solo improntate alla sicurezza. Su questo fronte, con la Grecia, siamo fortemente esposti e non potremmo sottovalutarlo neppure volendo per banali ragioni geografiche, mentre ci sono governi europei che, per quanto attiene ad esempio ai ricollocamenti, non rispettano neppure minimamente gli impegni assunti. Recentemente il Presidente della Commissione Juncker e il Commissario Avramopoulos hanno sollecitato aiuti per l'Italia e Grecia, una cooperazione continua con Egitto, Tunisia e Algeria, mentre noi la stiamo implementando con la Libia. Ma c'è un dato che merita la più grande attenzione eppure preoccupazione. Si prevede di dover rimpatriare complessivamente 1 milione di immigrati. Di fronte a questi numeri serve qualcosa di più che ventilare l'apertura di procedure di infrazione contro i governi inadempienti per i ricollocamenti. È arrivato il tempo delle decisioni che possono contribuire a salvare il progetto europeo come quello di un'Europa a più velocità, se questa ci spinge ad una maggiore e ci auguriamo una migliore integrazione. Del resto, che cosa sono Schengen o la moneta unica se non integrazione tra alcuni paesi e non tra tutti i paesi membri? E poi una gestione concretamente unitaria dei flussi migratori. L'Italia, terzo paese della UE, può e deve giocare il ruolo che le spetta, anche perché ne va del nostro futuro. Grazie. Grazie onorevole Locatelli. È scritto a parlare il deputato Rampelli adesso. Grazie Presidente.